benvenuti ad una nuova puntata di Happy Talent. Siamo sempre nel meraviglioso Caffè Barré che ci ospita. Con noi oggi abbiamo una nuova artista, un nuovo talento della nostra Terronia, della nostra città che è Cosenza, Margherita Mari. Ciao a tutti e bentrovati in mondo. Benvenuta, grazie per la tua disponibilità. Margherita è un architetto, ufficialmente. Ma è anche un artista che si sta piano piano affermando nel panorama appunto artistico. Allora Margherita, parliamo prima della tua carriera d'architetto. Quando hai deciso di fare l'architetto e com'è stato il tuo percorso? Allora, innanzitutto saluto tutti, vi ringrazio per questa opportunità di visibilità, per questa conversazione che avremo insieme. Io sì, ufficialmente sono un architetto, anche ufficiosamente, nel senso che comunque è l'attività che con la quale mi sostengo e che mi porto avanti nella mia quotidianità con costanza. Quando ho deciso di fare architetto, non lo ricordo con esattezza, credo di aver sempre detto a me stessa da ragazzina che io volevo fare l'architetto. Che poi sia forse lontano dall'idea romantica che uno ha quando va al liceo, questo è un altro tipo di riflessione. In ogni caso sì, io immediatamente dopo gli studi al liceo classico che a Cosenza decisi di intraprendere gli studi di architettura. Mi sono formata a Roma alla Sapienza, mi sono laureata nel 2009, quindi ho vissuto a Roma per un po' di anni. Anche dopo la laurea mi sono poi specializzata ulteriormente per poi decidere di tornare a fare questa professione nella Terronia, come piace chiamarla qua. Quindi sostanzialmente è la mia attività principale. Però c'è da dire che l'attività di cui parliamo oggi, quindi la mia attività artistica, sicuramente è connessa anche alla mia formazione accademica, nel senso che chi sta con una matita sempre in mano poi finisce per diventare forse grafoma, non lo so, e voler esprimere a tutti i costi dei concetti con la penna o con la matita. Bene, concentriamoci allora sulla tua vita da artista. Quando hai iniziato a fare i tuoi primi disegni, le tue prime opere? Li chiamo disegni perché... Sì, io già faccio fatica a definirmi artista perché ho questa tara personale di modestia che mi porto dietro sempre. In ogni caso non mi definisco una pittrice perché innanzitutto io sono autodidatta, quindi non ho un approccio accademico nei miei lavori. E perché comunque il primo approccio avviene sempre con la penna o con la matita. Quindi si tratta di gesti grafici molto istintivi, molto immediati. Mi piace che si evinca questo aspetto dei miei lavori. Quindi quando ho cominciato in realtà da sempre, cioè da che ero bambina, sono sempre stata stimolata anche dai miei familiari, principalmente all'uso dei materiali grafici. Quindi forse se ho questa passione la do principalmente credo a mia madre che anche lei da autodidatta dipinge, quindi mi ha inculcato certamente questa attitudine, credo. E come vedremo ha contribuito a creare un vero e proprio talento, quindi salutiamo la mamma di Margherita, come si chiama? Maria Luigia. Ciao Maria Luigia, complimenti. Il tuo esordio nel 2011. Come mai così tardi? Cioè nel senso parliamo di qualche tardi, anno fa? Nel senso che io ho tuttora conservo una quantità di grafiche nella mia libreria che non ho mai mostrato a nessuno, finché nel 2011 mi si propose di partecipare a una mostra tenuta qui vicino al Museo del Presente, una mostra molto interessante, si chiama Punto Critico, giovani artisti e giovani critici a confronto, per cui ogni artista era stato abbinato a un critico. Era un'opportunità per dare visibilità sia a chi sta in prima linea nel mondo dell'arte, sia a chi sta dall'altra parte, insomma, la divulga, la diffonde. Io l'ho presa un po' come una scommessa, forse non lo volevo neanche fare perché ero totalmente inibita, devo dire la verità. E invece da questa occasione, a parte che ho avuto un riscontro immediato con le persone che si soffermavano a osservare i miei disegni, ma è stato poi il volano per altre iniziative. A Punto Critico presentai tre grafiche di una serie di otto che erano i taccuini jazz, li avevo intitolati, che rappresentavano sostanzialmente dei musicisti nell'atto di suonare, disegni fatti a inchiostro di china su carta, quindi li
l'idea era quella proprio di trasmettere l'idea del suono, del movimento del musicista. Che la mia tecnica non è una tecnica mista, nel senso che mi avvalgo principalmente di vari elementi, tra cui l'inchiostro di chino, i pennini, l'acrilico, su materiali diciamo anche effimeri, quindi la carta e il cartone principalmente. Io non lavoro, per ora non lavoro su tela, non ho mai lavorato su tela. Hai intenzione di farlo? Non è escluso, però l'approccio sulla tela è più riflessivo, credo abbia necessità di una preparazione differente a quello che è il mio modo fino ad ora utilizzato. Sì, no, stavi facendo riferimento alla partenza dalla mostra qui sì. A Rende e poi hai fatto un minimo riferimento al Divino Jazz. Vogliamo soffermarci su questa sì, cosa? In effetti, come ci sei arrivata? Che cos'è? Dopo questa, in seguito a questa mostra al Polo Museale di Rende, qualcuno ha avuto modo di apprezzare queste grafiche e dal momento che si sposavano così bene col tema della musica, gli organizzatori del Divino Jazz di Altomonte, che è una manifestazione che si fa da molti anni nella città di Altomonte, che è un comune bellissimo della nostra provincia, mi hanno coinvolto nella realizzazione di una mostra a tema dedicata proprio al tema della musica e in più mi chiesero di intervenire in qualità di autore delle grafiche che dovevano rappresentare gli artisti intervenuti al festival. Quindi poi si realizzò una brochure con questi miei lavori che furono poi messi in mostra nel chiostro della Cattedrale di Altomonte, dando vita così alla mia prima personale. Quindi io, il Comune di Altomonte, devo dire che mi ha molto creduto molto nelle mie capacità e mi ha ospitato sia in questa occasione sia presso il chiostro del Comune con una mostra di altre grafiche. Prima personale intitolata Nero di Nero Notte, di Notte Nero di Nero Chino, proprio perché si trattava principalmente di opere a chino e a tema musicale. Queste opere, alcune di queste opere di Tacquini Jazz, sono stati poi riproposti di recente al Festival del Ninfeo in Arte a Carolei, dove si teneva una collettiva molto interessante di fotografia, grafica e pittura proprio sul tema della musica. Quindi continuano a itinerare in qualche modo. Quindi tu hai preso dei temi musicali in particolare e non li hai fatti sui singoli artisti? Cioè sono adattabili? In questa serie di grafiche in realtà nasce dalla mia passione per la musica, per il jazz anche, che è un genere che seguo con interesse, da ascoltatrice, per precisare. Io ho voluto immortalare il gesto di ogni singolo tipologia di musicista, quindi il sassofonista, il batterista, quasi a creare una sorta di piccola orchestra che rimaneva nell'armonia di una parete, insomma, alla fine ogni soggetto è singolo, però messi insieme è come se si guardasse, se collaborasse. Hai fatto una mostra di cui ne vai fiera anche al Teatro dell'Acquario, che salutiamo anche perché è un teatro meraviglioso della nostra città ed sì. È davvero un patrimonio storico. Sono particolarmente affezionata al Teatro dell'Acquario perché ha più anni di me e io abito nelle vicinanze, per cui mi hanno visto crescere. Quindi quando quest'inverno gli amici dell'Acquario mi hanno proposto di partecipare alla loro inizio di stagione, tra l'altro c'era stata una pausa, quindi c'è stata una pausa nella programmazione, quindi per me è stato ulteriormente un piacere e un onore poter prendere parte a questo inizio di nuova vita per il teatro. Una delle ragazze che collaborava mi chiese, avendo visto alcuni dei miei lavori, insistette perché io partecipassi e nasce così una mostra più particolare dedicata a quelli che io chiamo gli omini dei tetti. Uh-huh. In un periodo particolare e delicato della mia vita ho realizzato queste grafiche, che sono un numero di 12 grafiche, a china e matita acquarellabile, rappresentanti degli omini che durante la notte, io sono degli omini in realtà,
molto stilizzati, che durante la notte prendono vita sui tetti di una città fantastica, di fantasia. Sono collegate tra di loro? Facendo delle cose pazze. In realtà ne feci una, poi immediatamente ne nasceva un'altra, così andando fino a 12 grafiche. Con l'occasione della mostra all'acquario, entra di nuovo in gioco mia madre, perché mi ha sempre sostenuto in questa attività, mi disse: ma questi disegni hanno una loro storia da raccontare, devi scriverla. Ma io amo disegnare ma non amo scrivere, e quindi l'ho un po' provocata, ho detto fallo tu. E lei ha colto la provocazione, e quindi è nata una collaborazione di famiglia. Quindi queste grafiche sono state raccontate dai versi in pilastroccani scritti da Maria Luigia Campolongo, appunto, che sono stati presentati il 2 aprile all'acquario con una partecipazione di tanti amici, e stanno prendendo vita e itinerando i tetti di altri posti. Sono stati presentati anche alla Bottega del Commercio Ecosolidale a Cosenza, via Mario Mari, e vedremo se avranno altri ospiti. Vabbè, tu vai orgogliosa di questa mostra, sicuramente avrà seguito. Vado orgogliosa dell'effetto che le persone mi manifestano quando vengono a vedere le mie cose, perché per me, essendo, come dicevo, un'autodidatta, essendo un'attività che io svolgo parallelamente alla mia professione, tendo sempre a pensare che ci sia, che forse sia una cosa secondaria, invece poi notando che le persone apprezzano il mio lavoro, questo è un costante stimolo a mettermi sempre più in gioco. E dalla china sono passata a un altro approccio su un altro materiale, che è il cartone, e questa cosa nasce dal fatto che non avevo supporto su cui lavorare, avevo del cartone a casa, cartone di quelli che si usano per fare le maquette all'università. Sì. E quindi ho detto: ma perché non posso mettermi a lavorare su questo supporto? E da allora ho iniziato di volta in volta a utilizzare il cartone pesso, che è un cartone grigio pressato, e anche il cartone di risulta, il materiale che si trova agli angoli di ogni marciapiedi. Quindi pure un'attività di riciclo, eh? Sì, se vogliamo sì. Quindi da questo lavoro su cartone sono nati una quindicina di soggetti che io ho presentato l'anno scorso a Settembre Rendese. Mi è stata offerta questa opportunità alla Grotta di Bacco, che è un locale all'inizio del centro storico di Rende. Abbiamo realizzato questa mostra, la location è particolare perché è come delle gallerie sotto i poggi sono. E con mia immensa sorpresa c'è stata una grande partecipazione. Anche queste occasioni sono sempre poi occasioni di scambio con altre persone, per cui in seguito a questa mostra uno dei soggetti, che anche in questo caso è a tema musicale, si intitola un quadro che si intitola Al Vicolo, è stato scelto per partecipare a una mostra collettiva del premio Lehman Art, che è un premio internazionale che fanno a Vibo. Quindi c'erano varie sezioni molto interessanti, io ho preso parte a quella dei giovani artisti sorti, sembra, fino ai 35 anni. In questa occasione la mostra è stata inaugurata da Philippe Daverio, per cui me la vanto, anche se... Vabbè, spieghiamo chi è, perché magari... Philippe Daverio è un grande critico d'arte di letteratura internazionale, italiano, non so se abbia le origini anche francesi, che tiene un programma di arte su Rai 5, si chiama Passepartout. Io non sono andata su Passepartout, però è già stata una bella... Hai avuto modo di parlare con lui, di chiedergli... Ho avuto modo solo di ringraziarlo e stringergli la mano, ma c'eravamo in tanti, quindi non ho avuto uno scambio proprio personale. In generale, Margherita, cosa dicono di te? Come individuo o come artista? Come artista. Cosa dicono di me? Non lo so, nel senso che davanti a me dicono le cose belle, quindi... No, vabbè, scherzo. Devo dire che dal 2011 a oggi, in questi 4 anni, con mia immensa sorpresa, si sono moltiplicate le occasioni di visibilità, quindi sono stata invitata a fare delle cose interessanti,
sono qui con voi, sono stata all'Acquario, sono stata all'Info in Arts, sono stata al Cavern Club su invito di Silvio Cilento, un amico che si occupa di questa iniziativa. E quindi devo dire che ho riscontrato che le persone apprezzano quello che faccio. La cosa che mi si dice più spesso è che è uno stile originale, che non si vede tanto spesso, che è riconoscibile, quindi non so se è un vantaggio o un svantaggio per il fatto di avere in qualche modo una firma, un linguaggio più che altro insolito, forse è una cosa che sicuramente mi lusinga, che mi si dica, insomma mi stimola. Però chiaramente il linguaggio si evolve, quindi adesso certo. Magari ho un modo di lavorare, potrebbe cambiare nel tempo. E poi ogni tanto mi si dice che rievoco delle atmosfere un po' metafisiche per le ambientazioni, perché comunque io il mio stile, come ti dicevo prima, non è figurativo vero e proprio, ma non è nemmeno un astrattismo puro. Io cerco di astrarre le figure in dei contesti che hanno comunque spesso un'ambientazione architettonica minima, quindi questo forse rievoca qualcosa di metafisico, ma io non oso mettermi a confronto con alcuni maestri. Sicuramente riprendi parte delle tue opere da quella che è la tua professione, ma metti anche qualcosa di tuo? Nel momento in cui ti appresti a creare una nuova opera, qual è? Sostanzialmente dice il mio approccio, normalmente sì. È una suggestione, mi si evoca un'immagine e corro a scarabocchiarla di solito, quindi normalmente in borsa ho un taccuino dove ci sono degli scarabocchi, io li chiamo scarabocchi. Talvolta li riproduco e diventano dei quadri un po' più grandi e quindi si aggiunge comunque sempre qualcosa di nuovo, perché il momento in cui tu scarabocchi non è mai quello in cui rielabori un'idea. Però ripeto, conservo l'approccio molto istintivo, anche nell'uso della tecnica, perché io nei quadri a dimensioni più grandi che realizzo, questi su cartone principalmente, uso la china ma anche l'acrilico, il pastello, e faccio una commissione in relazione proprio al tipo di texture che voglio lasciare sul disegno. Però è una cosa che viene in divenire, diciamo, non lavoro sempre a bozzetto come fanno molti artisti, perché insomma è l'approccio forse anche più giusto. Io ho un approccio più o meno convenzionale, credo. Io mi sento più vicina al mondo della grafica, che mi piacerebbe approfondire, diciamo. Questa tua passione, perché è una passione che poi ti sta portando del successo, ti sta facendo conoscere, e infatti sei qui per questo, proprio per farti conoscere, ti dà anche la possibilità di vivere, nel senso, noi abbiamo già incontrato degli artisti che purtroppo con le loro opere ancora non riescono a vivere. Mi associo a questo gruppo di artisti, nel senso che... Tu fai anche dei lavori un po' più contenuti, un po' più fruibili. Allora io diciamo che non posso dire di sostenermi con questa attività, perché non è così. Anche perché poiché espongo al pubblico da pochi anni, le prime mostre che ho fatto sono state più di natura divulgativa, vedere un pochino anche qual era l'impatto che questi lavori potevano avere sulle persone. Devo dire che però da questo tipo di lavoro sono subentrati altri tipi di ingaggi, se vogliamo, anche a livello di illustrazione, nel senso che mi è capitata talvolta di lavorare per illustrare alcuni soggetti, alcune copertine, alcuni racconti. Ultimamente sto lavorando a questo tipo di attività. Ho la voce un po' bassa, mi dovete scusare. Però devo dire che l'attività, soprattutto quella grafica, in qualche modo sì, alcune delle mie opere sono comunque in vendita, le grafiche hanno una tiratura limitata e in effetti le persone hanno un certo mercato, anche quindi se limitato. Una passione che ti sta anche aprendo delle altre strade. Perché quindi... no, diciamo perché no, nel senso ci sto riflettendo. Quindi insomma bisogna. Però voglio che rimanga una passione, perché se ti manca, se vivi come un lavoro che è da monetizzare, nel mio caso almeno si perde lo spirito e l'entusiasmo, deve essere qualcosa che ti nasce comunque da dentro quando è il momento che venga fuori, non è così sistematico. E quindi non si può dire che sia una fonte di reddito. Almeno purtroppo non credo sia così.
Ascolta, hai qualche opera, come dicevamo, tu hai iniziato a presentarti al pubblico nel 2011, quindi si tratta di 4 anni. Sì. Hai qualcosa ancora nel cassetto che non vuoi ancora rendere pubblica? Ci stai pensando? No, ho un sacco di cose nel cassetto, però forse non le renderò mai pubbliche, perché appartengono a un mio linguaggio diverso, più acerbo, più maturo. Ancora non penso che sia maturo quello che ho adesso, nel senso che penso che sia sempre, si possa sempre arricchire, però mi piace riguardarli e vedere come lavoravo prima. Magari a qualcuno potrebbero anche piacere, questo non lo so. Vabbè, quindi, magari un giorno potrai fare una diventerò mostra. Diventerò, dopo il vostro servizio famosa, li metterò in mostra. Grazie. Grazie a voi. Sì, magari puoi fare una mostra dove fai vedere proprio l'evoluzione della tua parte artistica, della tua passione, chissà. Ancora ci devi pensare, non ho pensato, un po' meglio. Potrebbe. Ascolta, progetti futuri? Artistici? Quelli che vuoi. Progetti futuri è... No, io voglio investire molto nella mia professione di architetto, che è una professione complessa, soprattutto in un momento in cui gli investimenti mancano, quindi le persone fanno fatica a decidere di ingaggiare un professionista, ci vanno a pensare un po' di più. Mi piacerebbe intraprendere l'aspetto anche dell'insegnamento, che è una cosa che ho anche valutato nella mia formazione professionale, e sto lavorando ad altre cose che però devono raggiungere una maturità di contenuti perché possono diventare una nuova esposizione. Beh, ci vuole un po' di tempo. Sicuramente sentiremo ancora parlare di te, ricordatevi Margherita Mari, perché sicuro, io ne sono davvero sicura al 100%, e te lo auguro naturalmente che potrai fare molta strada sia da un punto di vista professionale ufficiale d'architetto che da un punto di vista d'artista. Margherita, noi grazie. Ti ringraziamo, grazie, ti facciamo un grande in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie. E noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre grazie al Caffè Barré che ci ospita gentilmente, ci offre anche un ottimo aperitivo che tu non hai sorseggiato. Ho sorseggiato prima che accendessero le telecamere, ma lo faccio adesso. Adesso noi continueremo con il nostro aperitivo. Ci vediamo alla prossima puntata.